a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video. Quest'oggi siamo su Dragon Ball Dokkan Battle, come potete vedere nella versione giapponese, per fare un pull sulle summon del terzo anniversario. Questo video ragazzi per me è molto importante perché, come potete vedere, sono a 954 stones. Ho acquistato un account con circa 1000 stones e da un po' a questa parte appunto ho fatto qualche summon. E poi inizierò a giocare al Jap, appunto, proprio perché è il migliore del global. Dato che conosco, appunto, dove prendere questi account, ho detto, perché non fare un giveaway? Infatti, ragazzi, se in questo video arriviamo a 500 like e a 5000 iscritti entro il 15 febbraio, farò un giveaway dove vi regalerò, ovviamente al vincitore dell'estrazione, un account di Dokkan giapponese. Farò il video giorno 15 appunto e dirò vabbè, per partecipare al contest dovete fare questo, questo e quest'altro, sicuramente saranno le classiche cose. Ed inoltre ci saranno appunto delle entry extra per i Patreon e tantissime altre cose. Ovviamente ragazzi l'estrazione sarà penso una settimana dopo, quindi il 15, il 22 se non erro, in modo quindi da poter dare a tutti l'opportunità di partecipare in una settimana comunque il tempo c'è. E di inoltre appunto di provare a vincere un account con 1000 stones. Attenzione che comunque con 1000 stones potete farci tanto. Ora vabbè, le batch saranno già finite, ovvero quella di Gogeta e Vegeta LR. Però comunque ce ne saranno tante altre molto interessanti e potrete provare a pullare qualcosa di buono. Detto questo ragazzi, iniziamo immediatamente con le summon. Proverò prima di tutto con... questo qua dovrebbe essere per Vegito LR. Sì, Vegito LR. Sperando di trovare qualcosa di buono, anche se in realtà forse un po' sbagliato fare le multi, perché comunque conviene fare le singole che c'è più probabilità di trovare qualcosa, perché nelle multi se sei sculato sprechi 10 personaggi, non ne sprechi solo uno. E abbiamo fatto assolutamente cagare, mamma mia. Questo gioco ragazzi mi ama. Fortunatamente c'è la summon gratuita che magari ci farà trovare qualcosa di utile. Lo spero, ti prego, se trovo Vegito LR, non lo so cosa faccio, regalo tutte le mie mod. Scherzo, scherzo. No, comunque, a parte gli scherzi, spero... Non ho trovato un cazzo. La vita è brutta, ragazzi, veramente. Soprattutto quando... Come l'ho detto, la vita è bella, ma tanto non li troverò mai. Cioè, regà, è sicuro che non li troverò mai. Era per questi bad guys, sei serio? Un gioco di merda? Oddio che belle, mamma mia. Wow, questo andrà nel mio team Extreme merda. Mamma mia, bello, Mr. Satan. Dai, curdo. Madonna, c'è il Bye Guys per sta cosa. Per lui. Che bello Dokkan. Comunque dai, cerchiamo di fare e risolvere qualcosa con ste cazzo di batch. Tanto non troveremo un cazzo, ve lo dico già. Ok, forse la psicologia inversa funziona, quindi non troveremo assolutamente niente. Non scherzo, lo Super Saiyan che schifo. No, niente, regà, non c'è un cazzo qua. Aids, Sharon, l'oceano, sono i nomi non li so dei Sharon. Vabbè, Radish, Bojack, ok, Pan. Tutto schifo, Tenzin, Yamcha. Un altro Yamcha, mamma mia, l'utilità. Un altro Tenzin. Un altro Yamcha, regà, ma siamo seri? Mamma mia che summon schifosa. Vabbè, magari qua troviamo qualcosa. Penso che comunque ci fermeremo a 450 o a 500 stones per fare un altro video pull. Magari su qualche batch che ci sarà quando farò il video del contest, oppure lo preparerò prima, raga. Non lo so assolutamente. Vediamo un po' se riusciamo a trovare qualcosa ora. Magari poi troviamo, cerchiamo di trovare appunto le copie d'ability, ma non penso che sarà tanto facile. Ok. Niente, raga. C'è assurdo perché comunque... Oh, vabbè, io questo account l'ho preso a poco, tutto il resto, ma mi state rendendo conto? Cioè, è assurdo. Cosa me ne faccio di questo Goku col Kai? Questo è buono. Questo è buono in effetti, per un account che comunque non ha personaggi è buono, devo essere sincero. Mio, più che bello. Però, raga, voglio trovare la roba seria, no? Ovviamente ora proverò a fare... un pull, un altro ciclo appunto di ripetizioni su Veget. Mi è stato detto che è molto più forte e dovrebbe esserci tipo una possibilità più grande di trovarlo. Ma cosa me ne faccio di sto Goku? Mamma mia.
poi ti trovi un SSR pure scrauso, e poi tutti R. SR, vabbè, sì. SR. Che poi non sono rari manco per il cazzo. Cioè, questa è la cosa che fa ridere. Vabbè. Niente, ragazzi, è assurdo, vabbè. Bene che questa non l'abbiamo pagata, però è un po' brutto. Allora, speriamo ora di metterci bene e di trovare qualcosa. Possiamo fare, pensandoci meglio, due ripetizioni, perché sono 150 e 150, 300. Sì, facciamo altre due ripetizioni di multi su entrambi e poi facciamo delle singole, semmai, cercando di trovare qualcosa, perché comunque almeno uno dei due LR li voglio portare a casa. Non li farò mai perché non ho tempo per Dokkan, ma magari chiedo a qualcuno che gioca al posto mio. Adesso era quale... Scusate ragazzi, un po' di tosse. Ok, di nuovo niente, ci scommetto le palle. Poi tipo 4 LR probabilmente. Ok, Zarbon, utilissimo. Riff, utilissimo. Come si chiama questo, ragazzi? Ve lo giuro, non ricordo neanche come si chiama. Radish, mamma mia, l'emblema dello schifo. Questo Trunks, figo l'artwork, ma non me ne potrebbe fregare un miliardo. Vorrei trovare qualcosa di utile, perché il Jap mi fa impazzire. Ho visto che ci sono delle carte assurde, roba che qua in Italia, beh, in Italia, nel global non c'è. Tre navicelle, di solito quando ci sono tre navicelle trovo un SSR. Speriamo, ti prego. Questa qua dovrebbe essere la batch di Gogeta, non ne sono neanche sicuro in realtà. Però quello che trovo, trovo. L'importante è che sia buono. No, non è buono. Neanche lui. Neanche lui. Perché il fratello di Tapion? Perché la vita gli vuole male? Mappa. Utilissimo. Mamma mia, ma Cibu mi mancava, guarda. Non è che mi dà magari un Omega Sharon God Leader. Non so neanche in realtà se è nella batch, però dettagli. Mannaggia Dokkan. Ok, ti prego. Terzo livello. Niente, terzo livello. Però c'erano tante navicelle, quindi sono... No, no, non ho speranze in realtà, non ho niente. Sto gioco mi ha svuotato l'anima. Cioè, raga, è assurdo. Trunks, mamma mia che bello. Tarles, scimmione. Tarles, scimmione, che non serve a un cazzo. Mamma mia, mi faccio il Trash Team 2018. Mamma mia, questo ci sta nel Trash Team. Cioè, ok, gli SSR li troviamo quando capita, ma che merda. Per gentile concessione di sto cazzo, finalmente sto gioco è tornato online. Sì, non so perché praticamente mi è crashato pure casa. E niente, dobbiamo fare la multi-summon gratuita per Gogeta. Se non ero, dovrebbe essere per Gogeta. Quella se per Vegito, raga, vi giuro non lo so, non lo ricordo. Ma mi pare che questa fosse per Gogeta. Tanto non troveremo niente. Ma so che se non succede, ma se succede, giuro ragazzi che se lo trovo faccio una festa, che cazzo ne so. Ma tanto non succederà, cioè guardate. Andiamo avanti, raga. No, ma è fatta apposta, raga, non può essere. Stai prendendo per il culo. Quattro personaggi, uno più merda dell'altro. Questo qua sarebbe il premio di consolazione, penso. Non lo so. Ma so solo che, raga, non farò mai più un video pull se questo non va bene, ve lo giuro. Cerchiamo di trovare qualcosa di decente, perché vi giuro sto gioco mi sta facendo uscire tipo gli occhi di fuori. Comunque nel frattempo vi ricordo di entrare nel gruppo Telegram di Dokkan Battle. C'ero pure io un tempo, poi sono uscito perché non avevo proprio a disposizione, quindi non giocavo più neanche a Ma Perché Due Dodoria, neanche più a Dokkan, comunque stavo dicendo. Però comunque devo dire che è un bel gruppo organizzato molto bene, organizzato da uno dei miei primi iscritti. E devo dire che comunque, oh, se serve aiuto ti aiutano, è il miglior gruppo presente. Ci sono dei gruppi invece dove entri e manco ti salutano, manco ti cagano. Invece qua comunque si è molto considerati, viene accolto, ti viene appunto offerto aiuto riguardo al gioco. Comunque il tag per entrare su Telegram è Dragon Ball Dokkan Battle Ita. Sì, lo sto guardando perché sto tag è lunghissimo. Inoltre poi c'è pure il tag per un canale di news dove appunto gli iscritti vengono informati appunto delle novità più recenti, sia del Global sia del Jap,
Il tag è DBZDBNews. Dragon Ball DB News. Vabbè. Bravo Mark, bel tag. Perfetto, finalmente regà ha caricato. Sto gioco mi vuole tanto, tanto male. Pure con gli account che compro, sai che ci sarà tipo qualche sensore nella webcam oppure da qualche parte che riconosce appunto che sono Feraz. Terzo livello, buono. E quindi mi fa trovare la merda, potrebbe essere. È per tutto questo per un Vegeta. Ok, va bene. Ti prego, io ci credo. Gioco, puoi ancora starmi simpatico. Però sai cosa mi devi far trovare, vero? Non ho trovato un cazzo, che bello. Mamma mia. Ah, ma sta carta, se non erro, è stata tipo una delle prime carte che ho trovato su Dokkan, sul mio account global. E tipo all'inizio ero: oddio, oddio, tre stelle in una salamone. E poi facevano uno più schifo dell'altro. Però dettagli. Poi ho visto Vegeta Super Saiyan Blue, ho detto: mamma mia, questo è figo. E invece era tipo un Vegeta scrausissimo, che proprio non si può neanche vedere. Però vabbè. La cosa bella, raga, è che sto gioco ci mette tanto a caricare. Non so se perché è giapponese, quindi magari problemi di server, non lo so. Però è veramente estenuante aspettare sempre, 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 sempre che carichi. Mamma mia. È la terza volta che lo trovo. Su questo gioco sono talmente fortunato che se ci fosse una summon con un SSR garantito non lo troverei. Troverei tutti R. Ok, ti prego, ultima summon, raga. Ultima summon, speriamo di trovare qualcosa di decente. Oh, thank you Dragon Ball. Però dai, ti prego, me lo fai trovare. Ti prego. Non guardo. 3 C17, tra cui quello Ranger. Mi sento preso per il culo. E già, con questa presa per il culo finisce il video. Vi ricordo di arrivare a 500 like e a 5000 iscritti entro giorno 15 per avere il giveaway dell'account con ben 1000 stones. Ovviamente Dokkan Battle o Jap o Global. Probabilmente permetterò la scelta al vincitore del contest. Quindi, uè ciccio, hai vinto, che cazzo vuoi? Un account global con 1000 stones e un kebab senza cipolla. Tranquillamente, il kebab non arriverà, oppure arriverà variato. Comunque, a parte gli scherzi, vi ricordo di entrare nei canali Telegram che trovate qui sotto in descrizione. Lasciate un mi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche di quei video. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione. Inoltre seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove io, insieme ad alcuni fan, pubblichiamo degli aggiornamenti riguardo al canale. Noi ci vediamo ad un prossimo video, ad una prossima live. Un saluto da Feraz, bella.